sembra aggravarsi la situazione del Covid-19 in tutta Italia. In Calabria i dati sono altalenanti, attualmente i dati dell'ultimo aggiornamento sono più 283. Facciamo il punto della situazione anche qui al Policlinico di Catanzaro con il primario del reparto di malattie infettive, Torti. Quanti sono ad oggi i ricoverati nel reparto ed in terapia intensiva? Sì, al momento siamo ancora dal punto di vista del carico sull'ospedale in una situazione molto positiva. In questo policlinico sono ricoverati al momento due pazienti Covid presso il reparto medico, mentre cinque pazienti presso la terapia intensiva, di cui uno proveniente da fuori regione in quanto necessita di ECMO, questa procedura di respirazione artificiale, possiamo dire. Che è una procedura salvavita che l'unità operativa diretta dal professore Longhini può mettere in atto nei casi appunto in cui questo è necessario. Sulla base della situazione che si è attualmente al Policlinico Mater Domini qui a Catanzaro, a Germanetto a Catanzaro, la situazione in generale, come si rapporta? Perché a livello nazionale il CTS ha consigliato quasi un lockdown generale. Sulla base invece di questi dati e dei dati del Catanzarese, lei cosa insomma, prevede? Che la Calabria resterà in zona gialla, almeno dai dati che si hanno qui al Policlinico? Allora, noi non dobbiamo per questo fare affidamento solo sui dati di un unico centro, ma chiaramente hanno una rilevanza per la decisione di porre la regione in zona gialla o in zona arancione o altro, i dati epidemiologici sul numero di contagi più altri diversi indicatori. A ieri l'unico indicatore negativo per la Regione Calabria era il tasso dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati. Ieri abbiamo risentito dell'effetto fine settimana, nel senso che i tamponi positivi erano solo 89, con un tasso di positività sui tamponi eseguiti un po' pochi rispetto agli altri giorni, proprio per l'effetto weekend, diciamo, che grava sui tamponi, si dice anche per indisponibilità dei tamponi, ma non so dire, ecco, se questo abbia avuto un impatto reale. In ogni modo avevamo un tasso di tamponi positivi del 7% circa. Quindi questo dato, più del 5%, era l'unico indicatore, diciamo, di allarme. Quindi se le cose proseguono così, noi proseguiremo a rimanere in zona gialla. Oggi i dati dei tamponi positivi sono aumentati, 280 circa. Non so quanti tamponi sono stati eseguiti perché non disponiamo ancora del bollettino ufficiale ministeriale, però come numero assoluto di casi di positività c'è stato sicuramente un aumento. Bisognerà poi vedere la percentuale sul totale dei tamponi effettuati. Ovviamente conta anche il tasso di occupazione sia dei reparti medici che dei reparti di terapia intensiva, ma entrambi a ieri erano inferiori al cut-off, possiamo dire, di allarme. Quindi, diciamo, c'è da vedere nei prossimi giorni e nella prossima settimana come sarà, diciamo, l'andamento. Voglio dire che tutto dipende chiaramente dal virus, ed oggi anche con l'introduzione delle nuove varianti, questo rischia di metterci un po' in difficoltà, perché come sappiamo la variante inglese, ad esempio, è significativamente più trasmissibile, all'incirca il 35% più trasmissibile della variante tradizionale, ma dipenderà anche da noi, ovviamente, quindi dal grado di attenzione che la popolazione metterà nell'evitare l'infezione. E siccome ancora un numero molto limitato di persone è vaccinato, non dobbiamo farci ingannare dall'effetto vaccino, cioè non dobbiamo pensare che ora che ci sono i vaccini il problema è risolto. Sarà risolto in larga misura solo quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata. Invece così ancora non è, perché in effetti anche se noi avessimo vaccinato tutti i calabresi con un'unica dose,
ed anche considerando esclusi dalla vaccinazione coloro che già si sono ammalati di Covid, avremmo sostanzialmente all'incirca un 10% solo della popolazione protetta. Sappiamo anche meno perché non tutti i vaccini sono stati utilizzati e per avere una vaccinazione, diciamo, che offre una protezione completa ci vogliono le due dosi. Perciò, ecco, non facciamoci ingannare dal mito o diciamo dall'illusione che essendoci vaccini il problema è risolto. Bisogna comunque stare ancora molto attenti alle misure di protezione. Quindi il bilancio tra l'aggressività del virus e il nostro grado di attenzione determinerà se noi saremo in zona arancione piuttosto che rossa e invece se, come spero, rimarremo in zona gialla. Proprio a proposito dei vaccini, avete indicazioni su come, insomma, si proseguirà nelle vaccinazioni? Sono già iniziate quelle ovviamente degli over 80, delle persone che hanno magari più difficoltà per quanto riguarda le problematiche di salute. Stiamo aspettando gli insegnanti perché per vaccinare gli insegnanti si era chiuso le scuole, adesso sono state riaperte. Il punto sulle vaccinazioni qual è? Dunque, come dicevo prima, il problema reale a carico della vaccinazione è la mancanza di un numero sufficiente di vaccini su tutto il territorio nazionale. Certamente c'è poi anche il problema organizzativo di vaccinare. Fin quando si vaccinava all'interno degli ospedali era facile, ora che invece si deve andare verso la popolazione è più difficile. Ci sono notizie positive, per esempio l'accordo con i medici di medicina generale è una notizia molto positiva, è qualcosa che si doveva fare ed è stato fatto. Però bisogna partire in modo aggressivo. I medici di medicina generale devono essere messi nelle condizioni, oltre che disponibili, di poter vaccinare il più possibile. C'è la questione delle scuole. A mio parere, diciamo che non è necessario chiudere le scuole per vaccinare gli insegnanti, sarebbe come dire che dobbiamo chiudere gli ospedali per vaccinare i medici o gli infermieri. Sono attività che si possono fare parallelamente, quindi per questo non mi preoccupa che le scuole siano state aperte, anzi forse è stata una decisione anche esagerata quella di chiudere tutte le scuole. Credo che la fetta di popolazione a cui debba essere data assolutamente una priorità sono le persone fragili. Le persone fragili non sono solo gli anziani, le persone fragili sono anche i giovani con comorbidità, cioè con altre malattie, e infatti noi oggi vediamo che negli ospedali l'età media si è abbassata, ma le persone che sono gravi, pur essendo giovani, sono persone che hanno anche delle altre malattie. Quindi bisogna fare una selezione in questa ristrettezza di numero di vaccini disponibili e essere in grado di selezionare proprio quelle persone fragili con comorbidità, cardiopatia, diabete, oppure anche le persone che non riescono a pensare a sé in modo indipendente perché hanno degli handicap, e il più possibile vaccinare anche le persone che sono intorno a loro, le persone che si prendono cura di loro, perché chiaramente in questo modo creiamo un ulteriore guscio protettivo nei confronti delle persone fragili, che poi sono le persone che, se si ammalano, vanno a finire negli ospedali, gravano sul sistema sanitario, ed anche questo, oltre che creare dei gravi scompensi al sistema sanitario e alla popolazione nel suo complesso, rischia poi di fare diventare la Calabria zona arancione oppure zona rossa, perché anche questo è un parametro che il Ministero giustamente considera come un parametro importante. Quindi, come si vede, c'è moltissimo da fare. Sulle varianti, sono state indicate nei giorni scorsi la presenza in Calabria, c'è stata di qualche caso con variante, avete notizie in merito? Perché qui non ci sono, diciamo, i macchinari per testare le varianti. So che alcuni tamponi sono stati mandati fuori dalla Calabria e sono state rilevate queste varianti. La notizia che lei dà non è esatta, nel senso che ad esempio in questo policlinico esistono strumentazioni molto sofisticate per valutare le varianti, per sequenziare il genoma di questi virus nella sua interezza. Esistono anche le competenze per poter interpretare queste sequenze, perché è chiaro che è importante sequenziare, ma è anche importante interpretare in modo corretto queste sequenze, e per questo servono delle competenze super specialistiche anche di tipo bioinformatico.
e il policlinico ha queste competenze e queste strumentazioni. Tant'è che mi risulta, sebbene appunto io non sia stato su questo in prima linea, che alcuni isolati virali in un numero molto, anzi troppo limitato per poter avere, diciamo, una raffigurazione affidabile della situazione su tutto il territorio calabrese, però alcuni di questi isolati sono stati inviati qui al Policlinico, sono stati sequenziati e si è dimostrato il concetto che la variante inglese anche in Calabria c'è, ma questo non è sorprendente. Quello che non sappiamo è quanta ce n'è. È quindi chiaro che bisogna ovviamente sequenziare di più per misurare il problema. Sappiamo che il problema esiste, ma d'altra parte la Calabria non è un'isola nell'Oceano Pacifico, è una regione che è collegata all'Italia, che ha degli scambi con le altre regioni, e quindi chiaramente non è sorprendente che anche in Calabria ci sia la variante che si trova anche dalle altre parti del mondo. Però dobbiamo misurarla, questa variante, dobbiamo capire quali sono le strade che questa variante percorre, dobbiamo attuare delle misure di contenimento e quindi essere molto attenti, soprattutto ora che questa variante purtroppo ormai convive con noi, e alla base di tutto ci sta chiaramente la sorveglianza. E bisogna che dove ci sono questi strumenti siano utilizzati al meglio, siano impiegati al servizio della conoscenza e al servizio della popolazione, perché non si può essere utile alla gente se non si conosce, se non si dimensiona, se non si qualifica bene qual è il problema. Quindi la variante c'è, dobbiamo capire quanta ce n'è, dov'è, quali sono le vie di trasmissione per poter poi mettere in atto delle misure preventive sempre più efficaci. Questo è possibile farlo, diciamo, questa seconda parte, questo che ho appena detto, qui al Policlinico, individuare la quantità in percentuale e quindi intervenire? Come ho detto, sì, concettualmente è assolutamente possibile. Il discorso però è che tutto deve essere supportato da adeguate risorse, quindi sia in termini di personale che in termini di reagenti. Perciò, per ottenere queste informazioni e mettere in atto queste misure utili alla popolazione, ci vogliono degli investimenti. Quindi, nella misura in cui ci sarà un investimento da parte delle istituzioni e una valorizzazione sia delle persone che degli strumenti che nel Policlinico esistono, parallelamente ovviamente ci sarà anche un ritorno in termini di informazione e poi ovviamente in base all'informazione la messa in atto di quelle strategie che consentono di contenere sempre di più il problema.